Renzo sente avvicinarsi sempre più il rumore e vede spuntare dalla cantonata della chiesa un uomo che scuoteva un campanello. Era un apparitore e dietro a lui due cavalli che, allungando il collo e puntando le zampe, venivano avanti a fatica e, strascinato da quelli, un carro di morti. E dopo quello un altro, e poi un altro, e un altro. E di qua e di là, monatti alle costole dei cavalli, spingendoli a frustate, a punzoni, a bestemmie. Erano quei cadaveri, la più parte ignudi, alcuni mal involtati in qualche cencio, ammonticchiati, intrecciati insieme come un gruppo di serpi che lentamente si svolgono al tepore della primavera, che a ogni intoppo, a ogni scossa si vedevano quei mucchi funesti tremolare, scompigliarsi bruttamente, ciondolar teste, chiome virginali arrovesciati e braccia svincolarsi a batter sulle rote, mostrando all'occhio già inorridito come un tale spettacolo poteva divenir più doloroso e più sconcio. Era ciò che di meno deforme, di men compassionevole si faceva vedere intorno, i sani, gli agitati, che dopo tante immagini di miseria e pensando a quella ancor più grave, per mezzo alla quale dovremmo condurre il lettore, non ci fermeremo ora a dire quale fosse lo spettacolo degli appestati che si strascicavano o giacevano per le strade dei poveri, dei fanciulli, delle donne. Era tale che il riguardante poteva trovare quasi un disperato conforto in ciò che ai lontani, ai posteri, fa la più forte e dolorosa impressione. Nel pensare, dico, nel vedere quanto quei viventi fossero ridotti a pochi. In mezzo a questa desolazione aveva Renzo fatto già una buona parte del suo cammino quando, distante ancora molti passi da una strada in cui doveva voltare, sentì venire da quella un vario frastuono nel quale si faceva distinguere quel solito orribile tintinnio.